Il virus corre e peggiora lo scenario regionale. Ieri registrati 313 nuovi positivi con 20 ricoveri e 4 vittime in più. Sanità cambia la guida, Brancati sostituirà Bevere, l'attuale dirigente lascerà dopo le ferie. Vita eterna per gli enti subregionali, la liquidazione dura ormai da anni. Il testo firmato da De Caprio, consigliere regionale di Forza Italia, proposta di legge per chiudere Calabria Etica e Afor entro il 2022. Nel testo della maggioranza c'è l'istituzione di un altro dipartimento. Stop ad AstraZeneca, vaccini bloccati nelle farmacie ospedaliere. Poco meno di 250 anni di carcere, a tanto ammontano le dure condanne inflitte dai giudici del Tribunale di Torino ai circa 65 imputati, molti dei quali calabresi originari della Locride, nell'ambito del processo Cerbero che si è svolto con rito abbreviato. Bentrovati, giornale di Telemia, cominciamo dai numeri del virus in Calabria. Ieri registrati 313 nuovi positivi con 20 ricoveri e 4 vittime in più. Il virus quindi corre, peggiora lo scenario regionale. Balzo di ricoveri in area medica in Calabria. Ieri sono stati registrati 19 nuovi ingressi in reparto per un totale di 277, mentre in terapia intensiva c'è un nuovo ingresso per un totale di 29. Nel bollettino regionale sono stati segnati 311 nuovi positivi su un totale di 2633 soggetti testati. Purtroppo sono 4 le vittime che si registrano nelle ultime 24 ore. Tra i casi di ieri, la maggioranza è a Cosenza con 120 soggetti, seguita da Reggio con 85, Crotone 61, Catanzaro 33 e Vibo Valentia con 12 positivi. Interviene il presidente Spirlì dicendo: ora siamo arancioni, fino a ieri eravamo intorno ai 200 contagi. Anche se la media si è un po' alzata, dice il facente funzioni, non credo che riusciremo a cambiare colore troppo presto e mi auguro che non sarà verso il rosso. Sono un po' preoccupato, aggiunge Spirlì, perché la variante inglese è arrivata purtroppo anche in Calabria. A Bisignano intanto si è arrivato a 112 casi positivi e la regione ha deciso una zona rossa per tutto il territorio. E sempre in provincia di Cosenza l'Annunziata rimane in affanno, mancano posti per i ricoveri e anche medici. I reparti sono saturi, le ambulanze in fila in attesa del loro turno. E intanto a Vibo arrivano altre dosi di vaccino. La comunicazione è arrivata ieri mattina dal sindaco di Vibo, Maria Limardo, che ha parlato dell'avvenuta prenotazione da parte dell'ASP in sostituzione delle dosi ritirate di 4.800 vaccini Pfizer. I docenti sono pronti e se sarà rimosso il blocco su AstraZeneca partiranno con le somministrazioni. In provincia di Crotone la situazione che desta particolari preoccupazioni è quella di Petiglia Policastro, che da qualche giorno è zona rossa. Sempre in provincia di Crotone, ad Isola Capo Rizzuto, un'ordinanza del sindaco che restringe e chiude il comune e il cimitero. In provincia di Reggio Calabria sono stati rilevati nelle ultime 24 ore 85 positivi. Oggi dovrebbero arrivare le dosi del vaccino Moderna. E un po' in tutta la provincia, invece, nelle ultime 24 ore sono stati garantiti solo i richiami. A Taurianova, a causa di un'indisponibilità, la somministrazione delle seconde dosi del richiamo del vaccino anti-Covid Moderna presso il centro agroalimentare di Largo Bizzurro riprenderà martedì 23 marzo, mentre per i cittadini della piana di Gioia Tauro c'è ancora da aspettare. La nota lieta, invece, giunge dalla Locride. L'ASP infatti è riuscita a recuperare numerose dosi di vaccino Pfizer, consentendo la ripresa dell'attività vaccinale del centro di Siderno, soprattutto, come dicevamo, per permettere la somministrazione alla seconda dose a coloro che avevano ricevuto la prima. E sempre nella Locride, 5 casi di nuovi soggetti positivi si registrano ad Ardore, che adesso conta 18 attivi. A Bovalino la situazione rimane difficile, in ogni caso il totale, viste le guarigioni, scende da 71 a 67. Stop ad AstraZeneca, vaccini bloccati nelle farmacie ospedaliere. Vediamo cosa accade anche in Calabria.
immediatamente interrotta la somministrazione in corso, quasi 5.000 dosi di vaccino AstraZeneca restano bloccate nella farmacia dell'ASP di Catanzaro dopo che l'AIFA ha deciso di sospendere in via precauzionale la somministrazione del siero sviluppato in collaborazione con l'Università di Oxford sotto osservazione per le reazioni avverse. La notizia è caduta come un fulmine nel bel mezzo della riunione convocata a Palazzo di Vetro tra i responsabili dell'ASP, tra cui il direttore sanitario Francesco Marchitelli, il presidente della provincia Sergio Abramo e i sindaci di diversi comuni del Catanzarese per fornire chiarimenti sulle procedure di vaccinazione dei cittadini ultraottantenni con il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Abbiamo spiegato ai sindaci qual è stata l'attività organizzativa dell'azienda sanitaria concertata con le organizzazioni sanitarie sindacali dei medici di medicina generale e quindi abbiamo dato quelle indicazioni in quanto i sindaci vogliono essere anche loro parte attiva del processo vaccinale e quindi abbiamo dato quei giusti consigli per essere di supporto ai propri medici di medicina generale che hanno sul territorio. I ritardi accumulati nella campagna vaccinale sono legati soprattutto alla scarsa disponibilità di dosi di vaccino. L'approvvigionamento dei vaccini che è rallentato di parecchio, quindi non abbiamo possibilità di dare ad libitum i vaccini a tutti quelli che ce lo richiedono, a tutti i medici di base, ma li stiamo dando soltanto in una percentuale per non scontentare nessuno, una percentuale di 40%. Per ognuno che ci ha fatto richieste, che ci ha dato la disponibilità per vaccinare i loro assistiti. Intanto si attende a breve l'attivazione della piattaforma informatica per la prenotazione delle vaccinazioni. A breve partirà addirittura la prenotazione in piattaforma, ma non cambia nulla per coloro che erano già prenotati, perché si aggiungerà nella piattaforma da parte dell'ufficio, ma penso che nel prossimo futuro sarà la piattaforma ad essere parte integrante di una vaccinazione più moderna, nel senso che la gente si può prenotare in piattaforma e va direttamente nell'ufficio o nel punto vaccinale che è indicato per dare direttamente la disponibilità per la vaccinazione stessa. E sempre a proposito di vaccini andiamo ad un altro centro vaccinale, a quello di Siderno, e vediamo qui come procede la somministrazione. Vaccinazioni, nessun problema per il completamento della seconda dose, ma si guarda al futuro con una certa apprensione per la possibile mancanza dei vaccini per coloro che devono cominciare la somministrazione. Anche ieri il centro vaccini di Siderno ha lavorato a pieno ritmo e senza alcun assembramento, grazie al notevole lavoro fatto dai volontari della Croce Rossa e dall'equipe del dottor Pasquale Mesiti. Sono stati convocati telefonicamente i cittadini che avevano fatto la prima dose a gruppi di 20 per ogni ora e tutto è filato liscio sino a sera. Analoga cosa è prevista per oggi e secondo il programma attivato entro venerdì si dovrebbero completare le vaccinazioni in scadenza in tutto circa 650. Il dottor Pasquale Mesiti ha espresso però al neocommissario regino Gianluigi Scaffidi, sentito telefonicamente, la necessità di nuovi sieri per iniziare le vaccinazioni per i cittadini anziani e soggetti fragili che devono ancora fare la prima dose. L'interrogativo permane rispetto alla quantità di approvvigionamento che ci sarà. Lo stop all'AstraZeneca ha complicato le cose e le risorse, il problema è generalizzato. Potrebbero non essere sufficienti. Mesiti intanto spera che arrivino dosi necessarie per evitare altri stop del centro vaccinale di Siderno e che quantomeno da lunedì si riparta a pieno ritmo. Ieri la giornata è stata anche caratterizzata dall'arrivo a Siderno di alcuni ufficiali dell'esercito e della protezione civile. Sembra che sia prevista l'apertura di un altro centro di vaccinazione in città. Il dottor Pasquale Mesiti non solo ha fatto visitare l'attuale struttura delle vaccinazioni e il vasto spazio esistente all'esterno dell'ex ospedale, ma ha accompagnato gli ospiti presso il palazzetto dello sport, struttura di nuova realizzazione non ancora inaugurata, che all'occorrenza potrebbe essere adibita a centro vaccinale. Un'assenza prolungata ufficialmente per ferie e un vicario al timone di un ufficio strategico. Le voci dell'addio di Francesco Bevere, capo del Dipartimento Tutela della Salute, si rincorrevano con insistenza da settimane, senza tuttavia convergere in una conferma. Poi, nelle ultime ore, la presenza di un funzionario vicario a gestire l'organizzazione del settore sanitario ha consentito di far emergere le prime ammissioni. Bevere è ufficialmente in ferie, ma il periodo di relax si concluderà, secondo fonti regionali, con la fine del
rapporto professionale. Al momento lo sostituisce Giacomino Brancati nella veste di vicario, che nel frattempo è alla guida dei settori farmaceutico e spedalità. Con il definitivo addio di Bevere, Brancati dovrebbe assumere l'incarico di direttore facente funzioni del Dipartimento Tutela della Salute. Parliamo di fondi per il Sud, parliamo di Carfagna. Per il Sud 100 miliardi oltre a risorse PNR, occasione irripetibile. L'audizione parlamentare della Ministra per il Mezzogiorno e la coesione territoriale tra opere ferroviarie, sistemi stradali e aeroportuali, il Sud intercetta il 50% degli investimenti. Se il buongiorno si vede dal mattino, per il Sud si annunciano delle splendide giornate. La ministra Mara Carfagna, da appena un mese al vertice del Dicastero per il Sud e la coesione territoriale, il 13 febbraio c'è stato il giuramento, ha mostrato da subito di aver preso con grande convinzione un impegno difficile e straordinario: mettere il Mezzogiorno al centro dell'Italia e del Mediterraneo. E migliore esordio non poteva esserci con le sue dichiarazioni di ieri alle commissioni congiunte Industria, Attività Produttiva, Ambiente di Senato e Camera a proposito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La ministra ha spiegato chiaramente che non si tratta di affrontare la nuova questione meridionale in chiave rivendicazionista, ma che il compito del governo è ben più complesso e anche più suggestivo: fare del Sud il motore per lo sviluppo nazionale ed europeo. Con ammirevole fierezza la ministra Carfagna ha sottolineato che l'attuale bozza del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza non vi è una missione specifica e dedicata al Sud, essendo quest'ultimo piuttosto declinato come obiettivo trasversale che permea le iniziative progettuali programmate. Ma il PNRR, ha detto Carfagna, non è la sola freccia al nostro arco. Fondi di sviluppo e coesione, REDACT, fondi di coesione, il meridione dunque quantitativamente e qualitativamente centrale. Insomma, nessuno prova a immaginare di dimenticarsi del Sud. La ministra su questo ha le idee più che chiare e non a caso ha rimarcato la necessità di prevedere uno specifico capitolo Sud. Come si fa a costruire un capitolo Sud se restano le sei missioni sulle quali è già articolato il piano? La costruzione del capitolo Sud riguarda un'operazione di trasparenza che serve a mettere in evidenza e, se possibile, a implementare gli interventi e le linee di intervento che avranno una ricaduta sui territori del Mezzogiorno, per quantificare le quote di finanziamento che saranno destinate ad essere assorbite dal Mezzogiorno. Quindi l'impianto del piano resterà quello attuale, con le sei missioni e con le relative linee di intervento. Ci sarà però in queste sei missioni un capitolo destinato al Sud con l'operazione trasparenza di ricognizione, un capitolo ricognitivo per capire quante risorse effettivamente del PNRR saranno destinate al Sud. Per quello che riguarda le ZES, è un tema che è stato sollevato in più interventi, quindi ritengo di dare una risposta e adesso, e mi auguro che possa essere esaustiva per tutte le richieste di chiarimenti che sono arrivate nel corso dei vostri interventi. Allora, noi stiamo predisponendo una riforma delle aree ZES. Vogliamo modificare l'assetto organizzativo delle zone economiche speciali. L'assetto organizzativo attuale vede il commissario come un mero organo di coordinamento privo di un reale potere decisionale. Noi invece vogliamo che il commissario sia regista della conferenza dei servizi, sia l'autorità che emana l'unico provvedimento autorizzativo finale. E in questo assetto è chiaro che l'imprenditore e le imprese avranno come unico interlocutore il commissario. Ovviamente per dotare il commissario, per realizzare questa innovazione, il commissario sarà dotato di un'unica struttura amministrativa di supporto. L'autorizzazione unica interverrà in tempi certi e cercheremo di fare in modo che saranno dimezzati rispetto a quelli ordinariamente previsti dalla legge generale sul procedimento attuativo, grazie anche
al regime di silenzio assenso che caratterizza la conferenza dei servizi, le cui potenzialità potranno essere completamente utilizzate dal commissario. Queste sono le linee di intervento su cui stiamo lavorando come Ministero per il Sud per riformare le ZES, per fare in modo che siano davvero dei luoghi di attrazione di investimenti per chi vuole operare nelle zone portuali, retroportuali e connesse. Per i suggerimenti preziosi che mi ha fatto arrivare, per le proposte di cui sicuramente terremo conto, sia riguardo al piano delle assunzioni, sia riguardo alla necessità di valorizzare le eccellenze del Sud. Sono d'accordo, non siamo in una fase in cui possiamo limitarci a distribuire risorse, ma abbiamo il dovere di produrre ricchezza. E sono d'accordo, i beni culturali, artistici, paesaggistici sono realtà che possono costituire un volano di sviluppo, in particolare per il Mezzogiorno d'Italia, quindi, e il protocollo avrà come obiettivo quello di elaborare soluzioni concrete per colmare il divario tra il nord e il sud del paese, a cominciare dalla durata dei processi e quindi dall'efficienza della giustizia civile. Questo governo deve riconoscersi per la capacità di realizzare lo sviluppo di un'Italia che si estende in maniera omogenea, che sta dentro all'Europa e che dunque individua come centrali e prioritari gli investimenti sull'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria fino a Palermo. Ad affermarlo è la parlamentare del PD Enza Bruno Bossio nel suo intervento nel corso dell'audizione del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini Commissione Trasporti alla Camera. Al centro dell'intervento della parlamentare calabrese, progetti e investimenti contenuti nel recovery plan, che ha affermato la deputata Dem, dovrà essere un programma finalizzato ad un nuovo modello di sviluppo verso la transizione ecologica digitale e rivolta a colmare tre divari di genere, generazionale e territoriale, dice Bruno Bossio. Andiamo adesso alla giudiziaria. Con poco meno di 250 anni di carcere, a tanto ammontano le dure condanne inflitte dai giudici del Tribunale di Torino ai circa 65 imputati, molti dei quali calabresi, originari della Locride, nell'ambito del processo Cerbero che si è svolto con rito abbreviato. Una Caporetto giudiziaria si abbatte sulla dynasty più potente della mafia nel nord-est, ovvero la famiglia Gresta, sterminata dalle condanne inflitte ieri in primo grado nel processo Cerbero e nate dal pentito che hanno cresciuto a casa loro Domenico Gresta, 32 anni, il più giovane collaboratore di giustizia del nord Italia. Sono infatti state le sue dichiarazioni, iniziate nell'autunno del 2016, a svelare la potentissima struttura delle 'Ndrine, originaria di Platì, nei comuni di Volpiano e San Giusto, che i carabinieri del nucleo investigativo comunque già conoscevano, ma che anche attraverso il racconto del pentito sono riusciti a colpire ulteriormente dopo il maxi processo Minotauro. Il bilancio della sentenza di ieri è questa: 46 condanne su 62 imputati per un totale di 237 anni di carcere. L'inchiesta, oltre a scoprire e smantellare un vasto traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini le forze dell'ordine sono riusciti pure a catturare tre latitanti. L'inchiesta all'epoca sollevò il coperchio pure sull'utilizzo da parte dei guadagni illeciti nella gestione di attività economiche a Settimo Torinese e Volpiano, come il noleggio delle slot machine, la commercializzazione del caffè e la raccolta delle scommesse. Le aziende però, secondo gli inquirenti, sarebbero state intestate fittiziamente a dei prestanome compiacenti, così da evitare l'applicazione di eventuali misure di prevenzione che avrebbero potuto portare al sequestro delle stesse imprese. La pena più elevata ieri è a 19 anni di reclusione, è stata inflitta ad Antonia Gresta, 48 anni, originario di Platì e omonimo di un altro imputato di 61 anni. Il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria ha permesso di trarre in arresto un uomo che, evaso dal regime degli arresti domiciliari, si è reso responsabile di furto aggravato di autovettura e di delitto contro la salute pubblica, poiché, sebbene positivo al Covid-19, si era allontanato dall'abitazione di residenza. In particolare, un cittadino ha segnalato tramite l'utenza 113 di aver subito poco prima il furto della propria autovettura.
cultura da parte di un individuo che, di fronte ai tentativi del segnalante di fermarlo, si era allontanato a velocità elevata anche rischiando di travolgerlo. E ancora, sempre polizia, rimane sempre elevata l'attenzione della Polizia di Stato sugli episodi di violenza di genere, con particolare attenzione ai comportamenti aggressivi perpetrati all'interno delle mura domestiche. L'ultimo importante risultato è stato conseguito dagli agenti delle volanti della Questura di Reggio in servizio di controllo del territorio, che sono intervenuti presso l'abitazione di una donna ed hanno tratto in arresto il marito 41enne reggino che l'aveva aggredita. La donna è incinta di 13 settimane, è stata gettata a terra e colpita ripetutamente dall'uomo all'addome e alla testa, alla presenza dei due figli minori della coppia. Andiamo adesso a Bianco, perché ieri c'è stato un consiglio comunale aperto con tanta partecipazione, ovviamente con il rispetto delle restrizioni anti-Covid-19, per dar solidarietà al sindaco e al vice sindaco della comunità che nei giorni scorsi hanno ricevuto una lettera minatoria. Una lettera anonima che è circolata in città a Bianco ha preso di mira il sindaco Aldo Canturi e il vice sindaco Pasquale Ceratti. Una lettera diffamatoria con attacchi personali di basso livello. Ieri un consiglio comunale di solidarietà. Una seduta aperta, erano presenti i consiglieri regionali Sainato e Crinò. Messaggi di solidarietà sono arrivati da tutto il mondo politico del territorio, dall'onorevole Cannizzaro ai presidenti dell'Assemblea dei Sindaci della Locride, Katie Belcastro, e il presidente del comitato, Giuseppe Campisi. E naturalmente l'aspetto positivo di queste lettere vuol dire che questa amministrazione comunale, questo consiglio comunale, ha intrapreso la strada giusta, la strada della legalità, la strada corretta, e di questo non potete che dare fiero come intero consiglio comunale. Naturalmente chi fa politica, soprattutto chi si candida a fare il sindaco, il consigliere comunale, deve essere premiato solo perché si candida in queste nostre comunità, per le tante difficoltà che affronta ogni giorno e i tanti rischi che si hanno giornalmente. Quindi massima fiducia nell'istituzione e una fiducia crescente, io la rivolgo alle forze dell'ordine che sicuramente faranno di tutto per assicurare alla giustizia chi questo atto ha macchiato questa città di Bianco, che si è sempre contraddistinta per altro e non per queste cose. Di fronte ad atti del genere è chiaro che tutte le forze sane di una società, le forze politiche in primis, devono porre un argine, devono essere unanimemente concorde nel porre fuori dal recinto appunto delle logiche democratiche del confronto politico, posto che questo possa essere considerato un atto di natura politica, non lo so, ma ad ogni modo il metodo prima che il merito. Onestamente ho avuto modo, come tantissimi concittadini immagino di Bianco, di poter leggere questo vile documento che vi confesso di non averlo voluto leggere, perché laddove un'esternazione di proprie idee non si ha il coraggio comunque di sottoscriverle, è chiaro che non si possa scendere neppure a valutare quello che si dice, perché se non si ha la possibilità di sapere neppure con chi si ha a che fare, chi si ha di fronte, è chiaro che secondo me non bisogna scendere neanche nel merito delle questioni poste, che comunque sono certamente deprecabili e non da asseverare. Nella lettera calunniosa rivolta ai due amministratori di Bianco si mette in discussione, oltre alle becere offese, si mette in discussione persino il ruolo di vittima di mafia dello stesso Ceratti. Consiglio comunale, un momento di riflessione collettiva per dire no a ingiurie, dire no a diffamazioni, dire no alle minacce ricevute. Ringraziamo tutte le istituzioni che ci sono state vicine e ci sono state vicine in questi giorni, Bianco agli anticorpi per rispondere a queste accuse, a queste minacce, a queste diffamazioni. Noi vogliamo che si parli di Bianco per l'agricoltura, per il turismo, per il greco di Bianco, per il bergamotto, per l'estate bianchese e non per queste diffamazioni e queste minacce. Quindi rimandiamo al mittente, sapendo che Bianco ha gli anticorpi per respingere. Al consiglio comunale aperto erano presenti anche molte associazioni cittadine che non hanno fatto che esprimere solidarietà agli amministratori. Ho fortemente voluto questo consiglio comunale
poiché giorni addietro si sono verificati fatti di una gravità più che inaudita, di una ferocia assolutamente ingiustificata, che hanno mortificato e umiliato l'intera comunità bianchese. Quest'oggi il consesso cittadino si riunisce e non poteva essere diversamente, per questioni che esulano dalle vicende istituzionali, che prescindono dall'aspro dibattito consiliare, si riunisce nel segno della più totale e incondizionata solidarietà nei confronti del sindaco e del vice sindaco, e che tutti quanti noi possiamo e dobbiamo condividere unanimemente. Attacchi come quelli apparsi telematicamente ci danno la misura di quanto sia colmo dolenzo il torbido, l'opaco, il buio a cui abbiamo assistito. Ma la speranza mia, come sicuramente quella del sindaco e del vice sindaco, sarà quella di dare così un segnale chiaro, e di chiunque vorrà farlo, che gli idioti seriali, pur nascondendosi dietro ad un volantino anonimo, non resteranno impuniti. Bianco non merita questa immagine e queste manifestazioni di odio e frustrazione, a tutela della sua storia di cittadina solidale, composta da gente per bene, onesta e da grandi lavoratori. E solo chi non le ha passate queste cose, vedete, sono anche emozionato, perché mi ricordano alcune situazioni vissute in prima persona. Non sa cosa può significare, ma non tanto per chi li subisce in prima persona, perché Aldo Canturi e Lino Ceratti avranno messo in conto una volta decisi di candidarsi in quello che ne è andato incontro, ma non avevano messo in conto di avere coinvolti, come ne ho avuto io, di avere coinvolte le famiglie, i figli soprattutto, perché non è bello tornare a casa e dover dare conto di certi attacchi, non è bello soprattutto che hai figli piccoli come ce l'ha Lino. E quindi la solidarietà, indipendentemente dalla solidarietà personale, va dalle vostre famiglie. Duro anche l'intervento del primo cittadino, Aldo Canturi. Bianco non è questo, dice. Simili viltà non fanno parte della nostra comunità, continua il primo cittadino. Siamo sempre stati un paese civile e democratico, pronto ad accogliere tutti senza distinzione o discriminazione alcuna. Si è posto il problema di una condanna di questi messaggi ingiuriosi, vorrei usare solo questo termine, e che ovviamente sono il frutto di un avvelenamento della situazione politica locale a cui dobbiamo fare, diciamo, fronte un po' tutti, un po' le forze politiche, le persone civili, le persone per bene. E quindi da questo punto di vista abbiamo tenuto questo consiglio comunale con questo obiettivo. Bianco è una città molto politicamente molto civile, molto per bene, ha una sua storia, una storia delle forze politiche, quindi questa situazione che si è creata ha messo anche a dura prova la sensibilità, voglio dire, anche dei cittadini. C'è una reazione, speriamo che questa reazione blocchi definitivamente i messaggi di questo tipo. Ladri rubano l'attrezzatura del reporter Tomarchio. Il fatto è accaduto durante la notte, mentre il veicolo del noto cronista era parcheggiato nei pressi della sua abitazione. Una volta infranto il vetro dell'auto, i ladri hanno rubato tutta l'attrezzatura video, aste e microfoni utilizzati per la sua professione. Sono molto dispiaciuto e rammaricato per quanto accaduto, dice Graziano Tomarchio, anche perché mi hanno sottratto i mezzi con i quali lavoro e con cui mi muovo quotidianamente per i servizi giornalistici. Avevo lasciato come sempre l'auto parcheggiata vicino casa mia e stamattina l'amara sorpresa. Ho trovato il finestrino posteriore in frantumi, ovviamente mi avevano rubato tutto. Mancava infatti tutta la mia attrezzatura da lavoro. Ho sporto subito denuncia alla polizia, che è intervenuta sul posto per i rilievi. E adesso andiamo alla pubblicità, piccolo break come consuetudine di metà giornale e poi la seconda parte del TG. Bentornati, ripartiamo con Reggio, Crotone e Corigliano. Qui sequestrate 7 tonnellate di novellame di sarda dalla Guardia Costiera e levate anche 40 sanzioni per un importo di oltre 200.000 euro. Una
maxi operazione di controllo sulla filiera del pesce, l'operazione Nuova Nata, che ha portato al sequestro di 7.000 kg di pesce e sanzioni per 200.000 euro. Un'operazione nata all'inizio di febbraio e che ha visto impegnati uomini e donne della Guardia Costiera, della Direzione Marittima della Calabria, della Basilicata Tirrenica, in una serie di mirati controlli lungo tutto il territorio giurisdizionale. Una stretta, quella della Guardia Costiera, finalizzata a contrastare l'inevitabile incremento dello sfruttamento delle risorse ittiche, in particolare la cattura del novellame di sarda. Oltre 1.500 controlli elevate e 40 sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 200.000 euro ed eseguite 35 sequestri per un totale di circa 7 tonnellate di prodotto irregolare pronto ad essere immesso clandestinamente sul mercato dei prodotti ittici. Tra le numerose operazioni predisposte, particolarmente rilevante è stata quella condotta anche con l'ausilio dei mezzi aerei e navali del corpo, messa a disposizione dal secondo nucleo aereo di Catania e dalla sesta squadriglia navale di Messina, che hanno così consentito di monitorare tutto il litorale ionico da Reggio Calabria a Rocca Imperiale. A seguito della ispezione dei mezzi sono stati rinvenuti all'interno degli stessi oltre 680 cassette di neonata, 4 tonnellate di quantitativo immesso che mai prima d'ora è stato rinvenuto in una singola volta e che avrebbe fruttato a questi trafficanti 80.000 euro. Il prodotto ittico posto immediatamente sotto sequestro è stato successivamente distribuito su disposizione del responsabile del servizio veterinario locale in quanto privo di ogni fonte di tracciabilità, mentre ai trasportatori sono state comminate sanzioni amministrative per 50.000 euro. Un testo firmato da De Caprio, consigliere regionale di Forza Italia. Vita eterna per gli enti subregionali, la liquidazione dura ormai da anni. Proposta di legge per chiudere Calabria Etica e Afor entro il 2022. Nel testo della maggioranza c'è l'istituzione di un altro dipartimento. Gli enti subregionali sono duri a morire. Un esempio arriva dalla Fondazione Calabria Etica, posta in liquidazione dal 2015, ma che ancora non è stata chiusa, non essendo stati definiti i rapporti di dare e avere nei confronti della Regione Calabria, relativamente a progetti di attività assegnati e finanziati dalla stessa cittadella. Stesso discorso potrebbe valere per l'Afor, l'ex azienda forestale calabrese poi confluita in Calabria Verde, se anni non sono stati sufficienti per ritenere chiusa quell'esperienza. Ora la maggioranza di centrodestra ci riprova con una proposta di legge, firmatario il consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio, che fissa al 31 dicembre 2022 la data ultima per chiudere definitivamente l'Afor e al 31 dicembre 2021 per mandare in archivio la Fondazione Calabria Etica. Nella relazione che accompagna il provvedimento si specifica come, dopo la messa in liquidazione dell'Afor, la Regione Calabria si è vista chiamata con crescente frequenza ed intensità a rispondere quale terzo in procedure esecutive attivate da professionisti, imprese, ex dipendenti contro l'Afor debitore. Tale fenomeno è venuto ad assumere sempre maggiore intensità per attestarsi alla data corrente in oltre 20.000 pignoramenti. Analogo problema esiste per Calabria Etica. Nella proposta di legge viene individuata Azienda Calabria Lavoro come ente destinatario del patrimonio residuo nonché delle risorse umane e strumentali della Fondazione in liquidazione. Nell'iniziativa istituzionale di De Caprio è prevista anche l'istituzione di un nuovo dipartimento della Regione all'articolo 2 del testo normativo depositato a Palazzo Campanella per l'esame delle commissioni consigliari competenti. Infatti è espressamente previsto che l'UOA Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, con in capo notevole e rilevanti competenze, atteso che gestisce tutto il comparto forestale ed effettua il controllo sugli enti che utilizzano tutta la manodopera forestale, con un bacino di oltre 6.000 operai, venga assimilata alle strutture dipartimentali in modo da avere piena autonomia gestionale, così da snellire i processi decisionali in capo alle figure apicali ed assicurare maggiore efficienza ed operatività. Si tratta di un progetto che ricalca in toto quanto tentato di fare qualche settimana fa dalla Giunta regionale calabrese, un progetto poi naufragato per alcuni ostacoli di natura burocratica e finanziaria. L'eventuale istituzione del nuovo dipartimento produrrebbe come conseguenza la nomina di un nuovo direttore generale. Non è un caso che nella proposta di legge venga sottolineato la nuova configurazione dell'UA,
comporti una spesa di 45.000 euro necessari per equiparare i maggiori costi della dirigenza. Uscite che non comporterebbero maggiori oneri per il bilancio, in quanto il capitolo sul quale è allocata la spesa ha sufficiente copertura. Momenti di panico ad Acquaro per l'esplosione di un forno a gas all'interno di una nota pasticceria. Solo per puro caso i proprietari non hanno subito conseguenze. Secondo quanto si è appreso, i proprietari stavano lavorando nel laboratorio quando improvvisamente il forno è esploso, facendo saltare i cardini d'acciaio del portellone. Uno dei titolari ha riportato solo alcune lievi ustioni al volto e al braccio, mentre altre tre persone, sempre della famiglia, che in quel momento si trovavano nelle vicinanze, secondo quanto si è appreso, non hanno subito conseguenze. Andiamo alla città metropolitana di Reggio Calabria, pronta ad abbracciare la sfida del rilancio dello sviluppo territoriale attraverso strumenti di programmazione strategica nella fase post-pandemica. Un incontro importante stamattina in città metropolitana, voluto fortemente dal sindaco Falcomatà. Noi come consiglieri metropolitani abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e incontrare i dirigenti e l'apparato burocratico e amministrativo per tracciare le linee fondamentali di prosecuzione in questo percorso che vogliamo fortemente porti allo sviluppo e alla crescita di tutta l'area metropolitana. La città metropolitana è fondamentale che colga in pieno, sia per quanto riguarda la programmazione politica che amministrativa, le prossime sfide che ha davanti e che saranno irrinunciabili proprio per l'attività di servizio e di sviluppo che dobbiamo dare alle nostre comunità. E mi riferisco al Recovery Plan, al piano Next Generation EU. Dobbiamo farci trovare preparati e pronti per accogliere al meglio queste sfide. Questo incontro di oggi volge proprio lo sguardo verso questi obiettivi. Ci siamo incontrati con i dirigenti proprio per tracciare le linee strategiche per il prosieguo dell'attività amministrativa. I carabinieri della compagnia di Paola, nell'ambito del piano di controlli straordinari del territorio dell'area urbana di Cetraro, predisposto dalla Comando Provinciale di Cosenza, hanno arrestato un uomo di 39 anni originario della zona, noto alle forze dell'ordine. I reati contestati sono quelli di detenzione illegale di arma comune da sparo e di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, quando i militari hanno bussato alla porta della sua abitazione, ha lanciato dalla finestra un involucro in plastica. All'interno del pacchetto, recuperato immediatamente dai militari, era nascosta una pistola calibro 6,35, provvista di matricola e munita di serbatoio contenente 5 colpi, nonché un frammento di hashish del peso complessivo di 15 grammi. Cambiamo il consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo Calabrese. Ha eletto durante l'assemblea del 16 di marzo Vito Crea, presidente di ANGSA Calabria. Vito Crea, già presidente della sede ANGSA di Reggio Calabria, vedrà la stretta collaborazione di Mary Naso, presidente ANGSA Vibo Valentia, eletta vicepresidente, e Katia Spadafora, presidente ANGSA Cosenza, eletta segretario dell'associazione. Questa mattina intorno alle ore 9 cambiamo ancora pagina. La squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno è intervenuta al chilometro 101 della SS 106 del comune di Siderno a causa di un incidente che ha visto coinvolte una moto ed un'autovettura. Vediamo la foto. A causa del violento impatto, la conducente del mezzo a due ruote, una donna originaria di Roccella, ha avuto la peggio e per le sue condizioni cliniche si è reso necessario il trasporto in elisoccorso presso il nosocomio Regino. Nulla di grave invece per la conducente della tua vettura. In corso di accertamento le cause del sinistro, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'aria e i due mezzi tempestivamente. Andiamo adesso a Bagnara, perché Bagnara vuole celebrare una delle proprie maggiori risorse, il pesce spada, attraverso addirittura un monumento. Quest'opera è una dimostrazione che come giovani vorremmo fare tanto per il paese, abbiamo tante idee e progetti da portare avanti, spero che sia il comune, la Prologo e la cittadina ci appoggiano le nostre idee e progetti per un futuro migliore per noi giovani. È una bella iniziativa stasera di questi giovani che si identificano nel Rione Marinella, perché stanno portando avanti quelle che sono diciamo, la cultura della pesca del pesce spada. Infatti questo emblema del pesce spada qui, che hanno posizionato qui a Marturano, che è di fronte poi all'altro sito dove richiamano i 15 marinai che sono deceduti sul mare
del 1927 ha una particolare, come dire, condizione e situazione veramente tragica, tragica e nello stesso tempo di vita. Quindi io li ringrazio personalmente e che vadano avanti in questa maniera. Ovviamente la Proloco, ma anche il Comune, con verdetta del Vice Sindaco, rimaniamo a completa disposizione di questi giovani per far sì che nel prossimo futuro continueranno con queste iniziative che lodano tanto la città. Quello a me che preme invece stasera evidenziare che questo momento di aggregazione, ma che rappresenta tramite il Pesce Spada la loro storia e la loro tradizione, viene dopo molti giorni di impegno. Loro si sono impegnati, questo gruppo di giovani, a ripulire l'arenile, a ripulire il costone, la rupe sotto la torre di Ruggero, insomma un impegno molto forte nei confronti di quello che è l'ambiente, ma soprattutto per quello che è il panorama e le bellezze della nostra terra. Questi giovani vanno incentivati, così come stiamo facendo, e vanno sempre messi nelle condizioni di poter operare per quello che sono le loro condizioni, quelli di un vivere civile ed un miglioramento della nostra vita quotidiana. A loro il nostro grazie e l'appello di continuare sempre affinché la nostra bella Bagnara possa essere sempre un punto di riferimento per tutti. È il momento della nostra mini rassegna stampa. Linea dallo studio della rassegna stampa, subito le prime pagine dei quotidiani calabresi. L'emergenza coronavirus in Calabria in primo piano, a Cosenza mancano posti letto e medici, reparti Covid saturi e ambulanze in fila, situazione critica anche a Rossano, Bisignano dichiarata zona rossa con 112 casi positivi, ieri in Calabria 311 nuovi contagi e 4 morti. Spirlì, il presidente facente funzione della regione Calabria, chiede aiuto. E adesso le vaccinazioni nella regione, ecco a chi sono andate le dosi, tutti i dati del report del governo, quasi finite le scorte di Pfizer e Moderna, allarme per quanto riguarda i richiami. Lamezia Terme, i medici del 118 al TAR, avviso pubblico da annullare. E ancora memoria verso il 21 marzo, il sacrificio di 3 sacerdoti puniti per essersi opposti alla violenza mafiosa. Ci occupiamo di Rinascita Scott, il grande processo che si sta svolgendo a Lamezia Terme, il pentito Moscato e il tentato omicidio di Luni Mancuso. A Cetraro, inseguimenti e perquisizioni dopo l'intimidazione al maresciallo. E poi due notizie nel taglio alto, titoli sotto testata, si parla di giustizia amministrativa, ricorsi, crollo significativo, le ricadute del coronavirus sul lavoro del TAR, vedete il presidente del TAR Calabria Pennetti. Si parla anche di infrastrutture, ponte sullo stretto, nasce un intergruppo parlamentare per sollecitare la costruzione. E poi nello sport, in Serie B, pari per il Cosenza, ennesimo nulla di fatto al Marulla per la squadra cosentina. La regina torna sconfitta da Brescia dalla Rigamonti 1-0. In Serie C la Livonese non va oltre il pareggio. Addio a Vanacore, morto di Covid, rinviata la gara invece del Catanzaro. Reggio Calabria, pronti per le sfide post pandemia. Incontro tra il sindaco della città metropolitana e i dirigenti di Palazzo Alvaro sull'organizzazione strategica dell'ente. Obiettivo: cogliere le opportunità degli strumenti di sviluppo come recovery plan e piano per il sud. E ancora il caso Maxi Risse tra giovani, 21 denunce a Gioia Tauro e a Campo Calabro. La chiusura la dedichiamo interamente a Gazzetta del Sud, vedete, vaccini, accordo con Pfizer e l'Unione Europea accelera. Il Covid intanto nel nostro paese non rallenta, 502 morti, mai così tanti da fine gennaio. Il Viminale stretta sui controlli. Le attese dosi, 10 milioni, arriveranno entro giugno. Telefonata Draghi, Macron, se domani l'EMA darà il via libera, si ripartirà anche con AstraZeneca. Andiamo avanti, tre notizie nel taglio alto, sono titoli sottotestata: Gioia e Campo Calabro, Maxi Risse tra giovani, pugno duro, 21 Daspo Urbani, vedete il questore Bruno Megale. E poi Porto di Reggio Calabria, sequestrate 4 tonnellate di novellame, l'operazione della Guardia Costiera. Reggio Calabria tiene sempre banco il caso brogli elettorali, defunti al voto soltanto uno, l'ufficio elettorale minimizza e si riorganizza dopo l'ispezione. Calabria, via al piano Figliuolo,
priorità ai richiami, dice. E poi Reggio, Recover Fund, la Metro City è pronta al gioco di squadra. Gioia Tauro, i fondi Pisu e il rischio di sesto, Marfia si dimette. Rosarno, terza zona industriale nell'area mai decollata, ci sono solo i migranti. Poi Ndrangheta, con i temi che riguardano la giudiziaria della Locride, dai centri della Locride alla conquista del nord, condannati in 48. E poi le elezioni comunali a Roma, Partito Democratico, Gualtieri si candida a Roma per sfidare la Raggi che tenta la riconferma per il secondo mandato consecutivo. E poi il calcio, il Real Madrid è troppo forte, Atalanta fine della favola, questa sera un sogno proibito, quello della Lazio col Bayern di Monaco. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie. Per quanto riguardava Gazzetta del Sud, si completa questo rapidissimo giro su quelle che sono le testate calabresi in edicola quest'oggi. La linea la restituiamo alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Vediamo che tempo farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con piogge miste a neve. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Ed è tutto per questo giornale. Grazie per l'attenzione. Riepilogo. Il virus corre e peggiora lo scenario regionale. Ieri registrati 313 nuovi positivi con 20 ricoveri e 4 vittime in più. Sanità cambia la guida, Brancati sostituirà Bevere, l'attuale dirigente lascerà dopo le ferie. Vita eterna per gli enti subregionali, la liquidazione dura ormai da anni. Il testo firmato da De Caprio, consigliere regionale di Forza Italia, proposta di legge per chiudere Calabria Etica e Afor entro il 2022. Nel testo della maggioranza c'è l'istituzione di un altro dipartimento. Stop ad AstraZeneca, vaccini bloccati nelle farmacie ospedaliere. Poco meno di 250 anni di carcere, a tanto ammontano le dure condanne inflitte dai giudici del Tribunale di Torino ai circa 65 imputati, molti dei quali calabresi originari della Locride, nell'ambito del processo Cerbero che si è svolto con rito abbreviato.